chiamo Davide Mingozzi e sono responsabile della piattaforma logistica di Centrale Adriatica di Forlì. In questo momento ci troviamo all'interno del reparto ortofrutta di Forlì, dove gestiamo gli ordini dei punti vendita che serviamo da Bologna fino agli Abruzzi e sono strutturati in questo modo: 11 ipermercati, 100 supermercati, 10 convenience della cooperativa Adriatica. La logistica di questo reparto ortofrutta funziona in questo modo: i punti vendita trasmettono gli ordini entro le ore 8:30, poi vengono elaborati i dati e trasmessi ai fornitori. A sua volta i fornitori preparano la merce e incominciano a consegnarla dal primo pomeriggio. Una volta che arrivano in piattaforma, i mezzi vengono scaricati, la merce viene controllata, posizionata in banchina, dove il controllo qualità provvederà a verificare la conformità del prodotto. Una volta che il prodotto risulta ok, viene ventilato per i punti vendita e una volta terminate le operazioni di consegna della merce, degli ordini dei negozi, questa viene risistemata nei bancali, e traghettata in banchina. Gli autisti incominciano a caricare i mezzi per poi andare in consegna entro le 6-7 su tutti i punti vendita. Il ciclo produttivo si conclude entro 24 ore. Questa è una delle quattro piattaforme di Centrale Adriatica dell'ortofrutta e che si trova a Forlì. Le altre sono dislocate, una a Reggio Emilia, una a San Vito e una a Rutigliano, che è in Puglia. Elisabetta Gozzoli, responsabile qualità della piattaforma di Forlì, di Centrale Adriatica. Nella piattaforma di Forlì controlliamo sia ortaggi che frutta in ingresso, prima della distribuzione ai negozi. Il controllo prevede una valutazione dell'etichetta, che sia corretta dal punto di vista normativo, che il prodotto rispetti quello che è scritto in etichetta e quello che richiede la normativa. Il controllo visivo avviene valutando l'assenza di guasto, l'assenza di muffa, le corrette dimensioni sia di calibro che di lunghezza, sia della frutta che degli ortaggi. Tutta la frutta che entra al magazzino di Forlì viene assaggiata e valutata dal punto di vista organolettico. Per alcune tipologie di frutta viene effettuato anche, oltre al grado zuccherino, la valutazione della durezza, la valutazione della percentuale di succo e la valutazione dell'acidità. Per garantire la qualità effettuiamo continue formazioni dei ragazzi del controllo qualità, formazioni sia mensili che annuali, sia organizzate internamente, sia organizzate grazie al supporto degli organi competenti.